Salve a tutti e bentornati nel mio canale e bentrovati. Uno dei miei ultimi blog su pagine mediche si intitola Quando e perché utilizzare la terapia sostitutiva con testosterone? È un argomento molto ampio, spesso discusso. Io sono un sostenitore della terapia sostitutiva con testosterone nell'ipogonadismo o in quel termine non da tutti accettato di andropausa, dove l'uomo come la donna ha bisogno di un supporto ormonale. Questo chiaramente quando ve ne sia il bisogno da un punto di vista clinico, con tutti i sintomi legati al calo di testosterone. Come andrologo chiaramente metto al primo posto il calo del desiderio sessuale, la disfunzione erettile, ma anche quelle che sono una diminuzione delle performance psicofisiche, astenia, stanchezza, calo del tono muscolare, difficoltosa capacità di concentrarsi, tutte queste situazioni che possono essere correlate nell'uomo di età media un calo di testosterone. In questo articolo però puntualizzavo anche un altro fattore: il testosterone è un ormone, quindi benissimo la terapia sostitutiva, ma teniamo conto e poniamo attenzione al paziente con problematiche cardiovascolari, anche se numerosi studi hanno dimostrato il beneficio che la cura con testosterone porta a livello del sistema cardiovascolare. In questo articolo si evidenziano come situazioni di compromissione cardiovascolare importante, e qui mi sono permesso di, diciamo così, indicare le maggiori, quindi condizioni in cui vi è un diabete importante con un grosso rischio cardiovascolare o in malattie aterosclerotiche importanti. Il beneficio della TRT, della terapia sostitutiva con testosterone, deve essere ben valutata. Questo perché, e lo ricordo anche in tutti i pazienti che sono in cura con terapia sostitutiva, uno degli effetti che può avere il testosterone è l'aumento dell'ematocrito, ossia un aumento di spessimento del sangue. Il sangue più viscoso, questo lo dico in termini semplici per capirci, e chiaramente la persona che ha già un blocco, una chiusura delle arterie dove noi andiamo a aumentare l'ematocrito, potremo purtroppo poi scatenare dei problemi vascolari importanti o degli infarti. Come anche in parte il testosterone può avere un'azione di tipo ateromasico. Non voglio allertare assolutamente, come ho detto, le cure con testosterone portano grossi benefici, ma non dimentichiamoci di monitorizzare attentamente il nostro sistema vascolare e di seguire, qui parlo a noi medici, anche il nostro paziente, non solo controllando periodicamente il testosterone e gli altri ormoni, ma anche l'ematocrito. Sinceriamoci che stia sempre sotto a 50, in modo che vi sia una buona fluidità del sangue e una buona circolazione. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.